buongiorno amici che seguite il canale Pensiero Liberato, buongiorno, buongiorno a tutti. Avrei dovuto fare questo video ieri, ma ero in viaggio perché sono stato a un evento di presentazione del libro, per vedere alcuni amici, una kermesse favolosa a Rimini. Purtroppo sono arrivato ieri sera tardi. Lo faccio stamattina cercando di essere chiaro in quello che è l'evento che sta tenendo banco sui media, tutti che dicono di tutto, sono tutti diventati esperti di politica americana. Io spero di potervi dare alcune informazioni che ancora non ho sentito, ma un cecchino nell'arco di 150 metri dal palco dove avrebbe dovuto parlare l'ex presidente Trump si stende con tutta calma, mette in posizione il suo fucile di precisione, ha il tempo di sparare e tutta la sicurezza non lo vede. Falle nella sicurezza, poco credibile. E dopo la gatta sul tetto che scotta, c'è l'attentatore sul tetto che scotta, e scotta talmente tanto che stranamente appena spara colpi, dove vuole anche un vigile del fuoco di origine calabrese, e questa è un'altra notizia non detta, faccio le condoglianze da calabrese, da uomo, da italiano, a tutta la famiglia. Si accorge che ci sta improvvisamente questo cecchino e siccome sono degli attori scelti, proprio di quelli proprio scelti bene, invece di sparare a colpire braccia, gambe, insomma punti non sensibili per la morte, in maniera tale da poter identificare e far parlare l'attentatore, lo uccidono sul colpo. Oh, così è facile dire, aspettiamo dai, forza, io ero uno squilibrato, appartenente magari a qualche circolo strano, disadattato, cioè, si inventeranno qualcosa. Trump è, per fortuna, illeso. Avrei detto la stessa cosa se fosse trattato di Biden, perché per me la vita umana è comunque sacra. Ma un paio di considerazioni lasciatemeli fare. Al di là di quella che il cecchino sul tetto che scotta viene immediatamente ucciso. Vedete, Trump non è quel santo che si vuole dipingere. Certamente ha in Europa un alleato potentissimo, oggi alla ribalta perché è anche il presidente di turno dell'Unione Europea, sto parlando di Orban, che mentre tutti quanti dicevano Orban ha fatto una nazione isolata per proprio conto, andate a parlare con Zelensky, con Putin, con Xi Jinping e ha visto al Mar del Lago Trump. Lo vede per ultimo, lo vede perché è bello o lo vede per riferire cosa è successo realmente nei tre colloqui avuti? Questa considerazione non l'ho ancora sentita, vabbè, la diranno, la faranno. Biden si è affrettato a dire bisogna sborsare i toni, e c'è un'altra notizia che va data in maniera seria. Tutto lo staff democratico sa che Biden deve essere sostituito.
perché non lo stanno sostituendo, perché non trovano il sostituto. Il più accreditato dovrebbe essere il governatore della California, ma anche Kennedy non dovrebbe essere da scartare. Certamente da scartare la Kamala Harris, che non ha alcuna chance, e sicuramente Michelino là, il moglie dell'ex presidente Obama. Quindi qual è il problema? È che per la legge americana, quando si fanno le campagne elettorali, quando si fa il comitato, bisogna dare dei fondi, quello che uno vuole, ma li dà, anche se sono lobby o quello che è, mirati a quel candidato. Se cambiano candidato, devono restituire i soldi che hanno già speso, o in gran parte già speso. In gran parte si sono fermati. Insomma, questo è il rebus che devono cercare di risolversi in primis ante omnia. Grande rebus. E arriviamo ai tifosi di Curva Nord italiani. Amici cari, come al solito, Guelfi e Ghibellini. Chi è per Trump, chi è per Biden, chi è repubblicano, democratico, non capendo esattamente nulla di politica e di legge americane, di cosa sia la geopolitica internazionale, ma c'è un altro aspetto. Che per noi italiani vinga Trump o vinga Biden, le cose non cambiano. Servi siamo e servi resteremo, a meno che non riusciremo, non saprei manco come, in questo momento con 140 basi americane e con il comando NATO ad Olona, vicino a Varese, beh, lo ritengo quasi impossibile, ma i miracoli possono succedere. Quello che noi dimentichiamo è che abbiamo avuto grandi poeti, che uno in particolare aveva descritto esattamente 200 anni fa una situazione simile, e lo aveva detto in una tragedia, questa è un'altra tragedia. Mi riferisco a Manzoni, Alessandro Manzoni, nella Delchi, nel coro della Delchi. Ci stanno dei versi che io, no, per recitare una parola grossa, che io vi dirò, e riascoltateli, probabilmente la smetterete di fare i tifosi. Senza costrutto non serve a nulla. E non inventatevi o non fatevi prendere in giro con alchimie fantasiose. Se non si tolgono legame ab ovo, articolo 16, articolo 35 della Costituzione, 16 del Trattato di Parigi, rimarremo servi della greppa, manco schiavi, diverso. I versi ai quali mi riferisco del coro della Delchie sono questi: il forte si mesce col vinto nemico, col nuovo signore rimane l'antico. L'un popolo e l'altro sul collo vi sta, dividono i servi, dividono gli armenti, si posano insieme sui campi cruenti, d'un volgo disperso che nome non ha. Ora risentite questi versi, trovateli, rileggeteli, cercate di capirli nel loro vero senso. Non facciamo i tifosi, ragioniamo, cerchiamo di diventare liberi e poi forse potremo cominciare a parlare di una nostra possibile società che possa portare evidentemente benessere al popolo che oggi è disperso e che nome non ha. Buona giornata e evitiamo il tifo. La voce del meridione.
Una voce libera. Informazione libera. Che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube. Resta sempre informato.